Aumentano i dubbi nel mondo del calcio professionistico circa la ripartenza dei campionati, dopo le parole pronunciate ieri dal ministro per lo sport Vincenzo Spadafora nel corso della trasmissione Che tempo che fa su Rai 2. Molto ruota intorno al protocollo per la sicurezza presentato dalla Federcalcio, che però, ha rivelato il ministro, non è ancora sufficiente. Non è stato validato sabato sera dal Comitato Tecnico Scientifico. Servono approfondimenti necessari che andranno fatti in questi giorni e solo dopo potremo decidere. Per la ripresa degli allenamenti degli sport di squadra, come il calcio, servono protocolli di sicurezza rigidi. La conseguenza di queste affermazioni è quel vedremo pronunciato da Spadafora di fronte all'ipotesi di far riprendere gli allenamenti di squadra il 18 maggio. Da un lato le pressioni per nulla celate da Spadafora da parte del mondo del calcio, che per motivi economici vuole ripartire. Dall'altro l'aspetto tuttora prioritario della sicurezza e della salute. Non c'è da parte nostra incapacità di decidere, ha puntualizzato il ministro, e tantomeno l'idea di penalizzare il calcio, azienda che versa oltre 1,5 miliardi di euro all'erario. Puntiamo ad una ripresa graduale. Dal 4 maggio, rispettando il distanziamento sociale, riprenderanno gli sport individuali e in quell'ambito atleti professionisti e non professionisti che preparano la partecipazione ai giochi olimpici e paralimpici e a quelli di interesse nazionale. Intanto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, aveva fatto sapere nei giorni scorsi che già il protocollo della Federcalcio, come era stato presentato, tra i dilettanti ha una possibilità di applicazione scarsissima. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha invece convocato per domani alle 18 una riunione in videoconferenza con il dottor Francesco Braconaro, componente in rappresentanza di Lega Pro, nella commissione medico-scientifica della Federcalcio, al fine di discutere della situazione attuale in ottica di ripresa nella fase 2 e del protocollo medico-sanitario della Federcalcio.